Vale a dire che ogni organismo con sufficiente massa e capacità cognitive è un potenziale veicolo. Qualcosa non va? No, niente. Bene, procediamo. Sfortunatamente, la mia utilità in questo incarico specifico termina qui. Il protocollo non permette alle unità della mia classe di eseguire compiti importanti come riunire l'indice al nucleo. Quel privilegio è riservato a lei, recuperatore. Strano, non era previsto che accadesse. Ah, davvero? Cortana. Ho passato le ultime 12 ore chiusa qui dentro a guardarti mentre aiutavi questo coso a scavarci la fossa. Erma, è un amico. Ah, ma davvero? È il tuo amichetto, è così? Hai la minima idea di cosa stava per farti fare quel bastardo? Sì. Attivare le difese di Elo e distruggere i Flood. Per questo abbiamo portato l'indice al centro di controllo. Ne sei convinto? Un'intelligenza artificiale nel nucleo? Questo è assolutamente inaccettabile. Ma vaffan... Che impertinenza! Ti eliminerò subito! Sicuro che sia una buona idea? Come? Come? Come osi? Io... Tu cosa? Ce l'ho io, l'indice, vecchio rottame insulso! Basta! I Flood si stanno diffondendo. Se attiviamo le difese di Elo possiamo eliminarli. Tu non hai idea di come funzioni questo anello, vero? Del perché l'hanno costruito. Elo non uccide i Flood, ma tutto ciò di cui si nutrono. Umani, Covenant, chiunque. Siamo tutti commestibili. L'unico modo di fermare i Flood è farli morire di fame. Elo è stato progettato per questo. Per eliminare ogni forma di vita cosciente dalla galassia. Non mi credi? Chiedi a lui. È vero? Più o meno. Tecnicamente, l'impulso di questa installazione ha un raggio massimo efficace di 25.000 anni luce, ma se intervengono anche le altre, questa galassia rimarrà priva di vita, o almeno di ogni forma di vita con biomassa sufficiente a nutrire il Flood. Ma lo sapevate già? E tu, come potevi non saperlo? Aveva tralasciato questo dettaglio, vero? Abbiamo seguito la procedura di prevenzione alla lettera. Lei è sempre rimasto con me mentre gestivamo la situazione. Capo, rilevo dei movimenti. Perché esiterebbe a fare una cosa che ha già fatto? Dobbiamo andare. Subito. L'ultima volta mi ha chiesto, se fosse una mia decisione, cosa farei? Dopo aver ponderato a lungo, la mia risposta non è diversa. Non c'è scelta. Dobbiamo attivare l'anello. Andiamo via di qui. Se non vuole collaborare, troverò qualcun altro. Ma devo avere l'indice. Mi consegni l'intelligenza artificiale o sarò costretto a prendermela? Non credo proprio. E sia. Conservate la testa, sbarazzatevi del resto. Attenti! Il guardiano non deve attivare Elo. Dobbiamo fermarlo. Dobbiamo distruggere Elo. In base ai dati a disposizione, l'unica azione veramente efficace risulta alquanto rischiosa. Un'esplosione sufficientemente forte riuscirebbe a destabilizzare l'anello e neutralizzare i sistemi primari. Ma è necessaria una detonazione su vasta scala. Potremmo usare i reattori di fusione di un'astronave portandoli alla massa critica. Controllo cosa è rimasto della rete dei Covenant e cerco di localizzare dove è precipitata la Autumn. Se i reattori dell'astronave sono ancora intatti, possiamo usarli per distruggere Elo. Thank you.
Non l'ho ancora localizzata. Dobbiamo guadagnare tempo nel caso il guardiano o le sentinelle riescano ad attivare l'arma finale di Elo anche senza l'indice. Le apparecchiature in questi canyon sono le armi primarie di Elo. Sono 3 generatori a impulsi di fase che amplificano il segnale di Elo e gli consentono di far fuoco nello spazio profondo. I livelli di potenza sono enormi. Non riesco nemmeno a misurare l'impulso. Dunque, se danneggiamo o distruggiamo i generatori, il guardiano dovrà... Le apparecchiature in questi canyon sono le armi primarie di Elo. Sono 3 generatori a impulsi di fase che amplificano il segnale di Elo e gli consentono di far fuoco nello spazio profondo. I livelli di potenza sono enormi. Non riesco nemmeno a misurare l'impulso. Dunque, se danneggiamo o distruggiamo i generatori, il guardiano dovrà ripararli per poter usare Elo. Questo ci darà altro tempo. Segno la posizione del generatore più vicino con un punto di rotta. Dobbiamo entrare e neutralizzare quella fuori. Aspetta, prendiamoci uno di quei Banshee. Ci servirà per arrivare in tempo al generatore. Bene, muoviamoci. Seguiamo il punto di rotta. Quello è il generatore. Il nucleo centrale è l'amplificatore di segnale. È quello che dobbiamo spegnere. Obiettivo raggiunto. Il generatore è in sovraccarico. Analisi. Il nucleo del generatore è fuori uso. Ben fatto. Il secondo generatore è situato nel canyon adiacente. Usciamo. Fisserò un nuovo punto di rotta mentre ci avviciniamo. Attraverso quella porta è l'accesso all'altro canyon.
Thank you.